Il ministro Bianchi ad Avellino, per rilanciare il ruolo degli ITS in previsione anche della riforma, che non ne cambierà solo il nome, ma ne farà guadagnare finanziamenti stabili e con aree tecniche più organizzate. Un passaggio indispensabile al quadro catastrofico che le prove Invalsi hanno restituito della Campania e della formazione dei suoi studenti. Gli ITS sono uno strumento necessario per permettere quella connessione di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Voi sapete che oltre il 90%, il 95% dei ragazzi che fanno l'ITS trovano immediatamente un lavoro. Perché? Perché cominciano prima. Perché prima vi è questa capacità di dialogo continuo con le imprese in trasformazione. Questo è il punto fondamentale. Siamo in una fase di grande trasformazione dei sistemi produttivi e bisogna che questo diventi la vera scuola del paese. Invalsi ha dimostrato però tre cose. Uno, che quest'anno, volendo tornare a scuola ed essendo tornati a scuola, noi siamo stati capaci di frenare quello che era oggettivamente, con il blocco delle lezioni, era diventato un problema anche sociale. Invalsi dimostra un'altra cosa, che tutto il sistema sta crescendo, ha tenuto di fronte a questa crisi drammatica del lockdown, ma è stato capace di crescere differenziando. Ad esempio, è stato interessante non soltanto la tenuta, ma la ripresa della lingua inglese, che è stata la lingua su cui i ragazzi, anche nel momento in cui erano in casa, avevano più capacità di dialogo. Questo vuol dire che bisogna stare a scuola in sicurezza. Abbiamo avuto già un incontro con i ragazzi e con il ministro che è stato davvero molto bello. Oggi siamo qui a raccontare questa storia, che è una bella storia per questa provincia, per quest'area interna, che forse non siamo stati bravi fino ad oggi a raccontare, ma vedrete che i risultati e quello che stiamo ottenendo, ascoltando i ragazzi parlare, davvero ci rendiamo conto che siamo stati protagonisti di una delle storie più belle di questi ultimi anni di questa provincia.